Buon pomeriggio e bentrovati con un nuovissimo appuntamento di Pettegolezzi e Social. Quest'oggi staremo insieme nel corso di questa puntata, andremo ad affrontare tantissime tematiche partendo da quello che è il mondo del gossip, parlando di influencer, quelli che sono gli aggiornamenti circa il loro mondo e la loro vita, nonostante appunto sia estate, sono in continua evoluzione anche i fatti che riguardano il gossip, per poi passare alla musica. Iniziamo però con il gossip, come vi stavo anticipando, e lo facciamo con la nostra ospite Sara Verdi. Ciao a tutti, ciao Monica, buongiorno. Ciao Sara, ben trovata, ecco finalmente ci siamo riuscite a collegare. Allora, io ti ho presentata come influencer e anche esperta di astri, perché? Perché io, diciamo, ai nostri telespettatori ti ho conosciuta su Instagram, tra l'altro ho anche già avuto il piacere di ospitarti durante il corso di un'altra trasmissione lo scorso anno. Insomma, mi sono trovata molto, molto bene con quella che tua, con quella che è la tua dialettica per quanto riguarda il mondo del web e quindi ho deciso di rinvitarti e quindi insomma di condividerti con quelli che sono anche i nostri telespettatori. Quindi innanzitutto ben trovata Sara, abbiamo detto che saremmo andati a parlare di gossip. Io vorrei partire da un argomento centrale che riguarda anche poi un po' il mondo della musica, che è quello di Aurora Ramazzotti che si è scagliata contro i famosi haters che l'hanno attaccata un'altra volta accusandola di essere un po' una figlia di papà. Infatti qui vediamo lo scroll dell'articolo che titola Aurora Ramazzotti scrive un rap contro gli haters. Se non avessi avuto questo cognome, e prosegue appunto con questo rap, dicendo insomma in sostanza in breve che se lei non avesse avuto questo cognome probabilmente avrebbe fatto altro, ma va a riferirsi poi anche a quelli che sono non i personaggi famosi, ad esempio i figli di avvocati. Prendo una categoria a caso come possono essere di medici, che poi successivamente vanno ad intraprendere lo stesso percorso dei genitori stessi, anche perché insomma lei essendo poi una ragazza molto giovane e visibile sul web viene attaccata però maggiormente rispetto magari a queste categorie, ma lei ha voluto abbracciare diciamo il grande pubblico e quindi ha scritto una canzone sentendosi un po' anche nei panni delle persone che non sono VIP. Allora Sara, io volevo un po' sapere quello che è il tuo parere in merito, poi andremo anche a leggere qualche tratto dell'articolo stesso. Intanto insomma ti chiedo un'opinione e poi andremo avanti. Allora, devo dire un argomento che hai preso questo argomento che mi tocca molto, perché nel mio campo, fuori dai social, ovviamente, anche io sono una figlia d'arte, tra virgolette. Nonostante ciò, però, tutto quello che io piano piano mi sto, costruendo lo sto facendo unicamente sulle mie gambe. Sicuramente essere figli d'arte comporta che hai una conoscenza del campo più approfondita, ma sono sicura che quello che voleva far passare Aurora è il messaggio più giusto, ovvero è svilente per una persona come lei e come tutti quelli che sono definiti figli di papà o figli d'arte, questo tipo di accusa. Sicuramente Aurora Ramazzotti ha una grande visibilità per la madre e per il padre. È chiaro che ha una visibilità diversa rispetto a quella di qualsiasi altra persona possa approdare nel mondo dello spettacolo, ma io sono sicura che è una ragazza in gamba, che fa bene quello che fa, è molto simpatica, è coinvolgente, è intelligente. Quindi è vero che essere figli d'arte aiuta ad conoscere il mondo in tutti i campi, no? Quindi hai nominato gli avvocati, hai nominato i medici, i cantanti, aiuta, ma se il talento non c'è, è veramente difficile andare avanti. È il pubblico che parla, il pubblico vuole Aurora, in quanto Aurora. Quindi io le sono molto vicina in questo, come dicevo, è capitato anche a me nel mio piccolo. Inoltre la seguo, sono una sua follower, mi diverte, mi piace, la trovo completa, perché canta bene, è simpatica, è coinvolgente, come dicevo, e io sono davvero dalla sua parte in tutto e per tutto, e sono sicura che lei ce la farà con le sue gambe, e soprattutto apprezzo tantissimo questo suo volersi comunque difendere, perché vuole difendere il proprio talento, vuole difendere il proprio lavoro.
Esatto, ed è anche vero tra l'altro che lei comunque in qualche modo si è data da fare, insomma, nonostante sia figlia d'arte, non è che ha lasciato tutto così al caso. Comunque lei ha intrapreso anche quella che è la carriera del canto, tralasciando questo piccolo rap, insomma, che ha fatto contro gli haters per quanto riguarda il mondo della musica, ma ha fatto anche tante altre esibizioni. Una ragazza che si dà da fare, quindi insomma, giustamente merita. Poi, insomma, a mio parere personale, merita quello che ha. Tra l'altro, non l'ho detto a caso, per quanto riguarda le altre categorie, sì, è vero, lei le ha menzionate, ma so perfettamente che tu hai intrapreso questo percorso perché, avendoti conosciuta sui social, vedo spesso quello che pubblichi e quindi so, insomma, quant'è la tua dedizione in questo campo specifico. Tu personalmente, come la vivi? Guarda, io non benissimo, nel senso che all'inizio ci rimanevo un pochino male, quando ovviamente io non sono pubblico come lo può essere Aurora Ramazzotti, quindi parlo più di una cerchia di persone ristretta, chiaramente, no? Però è svilente perché quando qualcuno ti viene a dire tu hai scelto questo percorso e vai bene nel tuo percorso per tua madre o per tuo padre. Svilisce la tua persona, svilisce il tuo lavoro, svilisce le tue capacità in tutto e per tutto, no? E è come se tu non sei più una persona, sei solo la figlia di. Io credo che Aurora questo lo viva pesantemente e nel mio piccolo anche io. Però poi dico sempre una cosa, Monica, che il tempo è galantuomo, quindi nel tempo tutte le persone che valgono prima o poi lo faranno vedere e si supererà questo scoglio dell'essere figli d'arte e quindi essere lì per quel motivo. Bisogna solo dare tempo al tempo. Tempo al tempo, una delle mie frasi preferite. Allora, da questo argomento, perché io ti ho presentata come influencer, quindi è giusto che noi siamo andate a commentare un po' questo fatto che tra l'altro è impazzato su quello che è il mondo del web, articoli, Instagram, il mondo di TikTok, ovunque. Però c'è un altro lato del tuo profilo Instagram che mi ha colpito molto, che è quello dell'astrologia. Allora io ho deciso di andare ad analizzare quelli che sono i segni zodiacali per quanto riguarda i VIP, che andremo a commentare. In questo caso specifico, Aurora Ramazzotti è del segno zodiacale del Sagittario. Vuoi dirci Non qualcosa in c'erano dubbi, merito? Monica, non c'erano dubbi, guarda. Solamente il fatto che Aurora abbia scelto di rispondere apertamente a tutti tramite una canzone già ti fa capire due lati del Sagittario. Allora, il lato artistico, come prima cosa, quindi sarà figlia d'arte, ma anche figlia delle stelle, perché i Sagittari hanno un grande lato artistico, ma soprattutto sono un segno di fuoco e quindi le critiche non se le possono tenere, devono necessariamente rispondere. Infatti, proprio Aurora, se non sbaglio, non è la prima volta che risponde agli haters. Questa volta l'ha fatto in maniera un po' più simpatica e più giocosa, ma ricordo che lei è spesso al centro di polemiche e non se le è mai tenute dette in maniera proprio spiccia, perché il Sagittario è fuoco, fuoco puro, deve agire, è impulsivo, non. È il classico segno che non ci sta, cioè deve assolutamente dire la sua, e Aurora Ramazzotti è assolutamente un caso emblematico di questo. Altra cosa molto bella dei Sagittari è che amano viaggiare, ma amano viaggiare in maniera completamente avventurosa, e io credo che dal profilo di Aurora questo si evinca molto molto bene. Tutte le vacanze che fa col suo fidanzato, devo dire che è una grande viaggiatrice e con tutti i Sagittario e si vede. Esatto, infatti possiamo trovare un riscontro in quello che hai detto, anche su quello che è il suo profilo social, che insomma sia io che te seguiamo, ma anche tantissimi dei nostri telespettatori voglio immaginare. Tra l'altro ricordiamo che lei è stata oggetto di critiche in lungo e in largo per quanto riguarda tutto il suo percorso, mi ricorda addirittura in un periodo, in un momento che veniva paragonata all'estetica della mamma Michelle, detta bellissima, e lei veniva incolpata in qualche sorta di modo perché non era all'altezza della mamma, come se poi questa fosse in realtà una colpa, cioè nel senso è veramente una cosa assurda, e lei ovviamente non se l'è mai fatte dire, Tenuta. Sì, giustamente. No, no, mai, tu puoi confermare, tu stessa potrai confermare, insomma. tra l'altro voglio anche precisare che Aurora è una bellissima ragazza per come la vedo io. È molto semplice e nella sua semplicità mi piace tantissimo perché manda anche messaggi bellissimi di accettazione di se stesse. Quindi
Per me è una ragazza da seguire in tutto e per tutto, con un segno zodiacale molto interessante. Di positività anche per quanto riguarda il make-up, perché lei recentemente ha sofferto di acne, l'ha anche insomma detto pubblicamente sui social, ha detto di aver fatto appunto alcune cure e si è mostrata senza make-up successivamente, un po' per andare a sdoganare insomma questo mito della perfezione, sia vabbè estetica per quanto riguarda proprio il fisico, ma anche per quanto riguarda il trucco, dando secondo me tantissima sicurezza a moltissime ragazze che la seguono, soprattutto in primis perché lei è una ragazza giovane e indubbiamente il pubblico che ha è un pubblico giovane. Certo. Quindi apprezzo tantissimo Aurora, in tutto e per tutto. In tutto e per tutto, allora da Aurora Ramazzotti passiamo però adesso avanti con la prossima VIP. Questa notizia invece è una notizia positiva dopo un momento duro per questa influencer. Stiamo parlando di Bianca Stei che è di nuovo incinta. Dopo il dramma dell'aborto, questo è proprio il titolo di questa pagina di gossip. Infatti, Bianca Zè è di nuovo incinta di Stefano Corti, la cantante lo proprio ha annunciato la mattina di giovedì 21 luglio via Instagram. Quindi, per tutti i follower che la seguono, ha pubblicato sui social una foto in costume al mare in cui appare con una pancia già lievitata e in compagnia del compagno, appunto, che bacia il pancino. Vicino all'immagine condivisa anche da Stefano, ha scritto: "Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo, ti aspettiamo e ti desideriamo con tutto il nostro amore." La 35enne, ricordiamo che lo scorso anno aveva poi, tra l'altro, rivelato di aver vissuto un momento molto difficile a seguito dell'aborto spontaneo, che appunto aveva avuto. Allora, io a tal proposito volevo invece chiederti cosa ne pensi della condivisione di un momento così particolare e speciale per una coppia sul web. Allora, Monica, questo è un argomento molto, molto delicato, quindi cerco di trattarlo con l'importanza che in effetti ha. Noi personaggi non pubblici, o almeno non pubblici quanto loro, probabilmente vivremmo un momento come la gravidanza, specialmente se questa gravidanza viene dopo un aborto chiaramente vissuto male, in maniera diversa, forse in maniera più cauta, forse in maniera più intima. Però c'è da valutare l'aspetto, diciamo, dell'impatto, ecco, l'impatto che queste persone possono avere sulla vita degli altri. Io ricordo benissimo l'anno scorso, quando Bianca ed il compagno hanno vissuto questo momento drammatico, quanta forza abbiano dato anche, si siano dati con il pubblico. Questo perché? Perché nel pubblico di Bianca Zè probabilmente c'erano e ci sono tante mamme o tante aspiranti mamme che hanno vissuto momenti tragici analoghi, perché l'aborto è un vero e proprio lutto, no? A tutti gli effetti. Io credo che pubblicare nuovamente l'esperienza della gravidanza, oltre ad essere in parte un fatto obbligato, perché sono persone che vivono con la propria immagine, quindi sarebbe difficile scappare da questo, da raccontare questo, ma credo che sia un grandissimo messaggio di speranza per chi ha vissuto il dramma come lei e con lei, come a dire: ce l'ho fatta, non mollate, ci può essere la luce in fondo al tunnel. Io lo leggo così. Infatti, quando ho avuto contezza della notizia, ho gioito con lei, e probabilmente le donne che hanno vissuto, donne e uomini ovviamente, che hanno vissuto questo tipo di dramma, questo tipo di momento difficile, magari potranno trovare un conforto nella notizia. Sono piccole cose, mi rendo conto, sono piccole cose, e c'è anche l'altro lato della medaglia, ovvero probabilmente viverle con più intimità, no? Ti protegge da tanto. Però mi piace più leggerci il profilo della speranza che Bianca e Stefano danno ai genitori, o appunto gli aspiranti genitori che hanno vissuto questo purtroppo anche loro. È vero, la cosa bella che hai detto è che il pubblico, nella maggior parte dei casi, ovviamente tralasciando insomma quello che succede, poi che ci sono gli haters, vabbè, ma
vedendo l'aspetto positivo, gioisce con il personaggio di qualsiasi cosa, non solo di una gravidanza, ma anche di una notizia positiva, quale può essere anche magari un lavoro. Ad esempio, mi viene in mente un'altra influencer che ha condiviso il suo percorso, un percorso veramente difficile, senza fare paragoni, Georgette Polizzi, che insomma non riusciva proprio a rimanere incinta, tra l'altro ha avuto anche una malattia, insomma, seria, che ha condiviso con i suoi follower. Fortunatamente, insomma, si è risolto tutto per il meglio. Tra l'altro, insomma, lei è diventata mamma da poco e insomma noi gli facciamo i nostri più cari auguri anche a Bianca, a te stessa. Però arriviamo adesso a quello che è il segno zodiacale e nel caso di Bianca stiamo parlando dei pesci. Parte Aiuto, aiuto, aiuto. male, eh? No, sto scherzando. Il segno dei pesci è un segno molto, molto complesso, perché è un segno d'acqua innanzitutto e quindi come tale è un segno carico di emotività, carico di sensibilità, carico di empatia. Tutti aspetti che sicuramente sono apprezzati dai partner o dagli amici o comunque da chi entra in contatto con questo segno, ma allo stesso tempo possono, diciamo, diventare punti di sfavore. Questo perché? Perché il segno dei pesci molto spesso tende ad enfatizzare estremamente le emozioni e quindi a vivere un singolo evento in maniera estrema, in maniera eccessiva, e questo agli occhi degli altri a volte può non essere sempre apprezzato, però allo stesso tempo sono compagni romantici, sono compagni dolci e soprattutto sono dei grandissimi sognatori. E si trovano molto bene con i segni, diciamo, di terra, come ad esempio il Capricorno, perché tendono a ricercare una stabilità che i segni d'acqua molto spesso non hanno. E tu trovi un riscontro in questa descrizione che hai fatto del segno dei pesci con quello che poi è il profilo di questo influencer in questo caso? Guarda, devo dirti di sì, specialmente sull'aspetto diciamo, dei pesci come sognatori, no? Bianca mi ha sempre dato un pochino quest'idea di donna molto sensibile e molto sognatrice, molto attenta alle emozioni degli altri e molto attenta anche alle sue, infatti, le mette in gioco, in tutto e per tutto. E se tu dovessi scegliere il tuo segno preferito, visto che insomma sei un'esperta di astri, quale sarebbe secondo te il segno più equilibrato? Guarda, rispondo dicendoti la bilancia. Ora so che tu sai che è il mio segno e quindi questo può Ma così sempre non vale sembrare, però. può sembrare autoreferenziale, però devo dirti appunto brevemente il perché. La bilancia è un segno che è camaleontico, ovvero sta bene con tutto e con tutti. Ed io una cosa che apprezzo tantissimo è proprio questa caratteristica, ovvero la ricerca dell'armonia della bilancia in tutti gli aspetti della vita, specialmente in quelli relazionali. Ti invito a farci caso nuovamente, se incontrerai una bilancia o un ragazzo della bilancia, ti invito proprio a notare come queste persone stanno bene in tutti i contesti. Ora tu direi, te lo stai dicendo da sola. Ebbene sì, ebbene sì. Però devo dire che è un segno che veramente non cambierei con nessun altro. Eventualmente, un altro segno che mi piace tantissimo e che ha caratteristiche simili è il toro. Il toro, va bene, vabbè, diciamo che Ebbene. ci possiamo stare, dai, diciamo che si può Non dico fare. il mio, sennò pare brutto se dico solo il mio. Soltanto acqua al tuo mulino, insomma, diciamo anche qualche altro Ragione, segno, dai, ragione. giustamente, ne stiamo un po' analizzando tutti, visto che qui il toro non c'è, insomma, vabbè, poi ci arriveremo. Passiamo però adesso oltre al prossimo argomento che riguarda un'altra influencer, sorella di un influencer. Anzi, di una donna del mondo dello spettacolo, veramente, veramente nota e famosa. Vogliamo fare un indovinello? Sara, secondo te di chi sto parlando? È la sorella più piccola di una donna dello spettacolo non italiana, venuta qui 12-13 anni fa. Ci sono arrivata. Parliamo delle sorelle Rodriguez. Bravissima! Io non le avevo Di detto loro? niente, lo dico ai nostri telespettatori, non c'era stato Parliamo di spoiler, non loro. c'era stato nulla. Quindi, e tu? Allora, perché parliamo di Cecilia Rodriguez? Perché
È stato fatto un articolo, come potrete vedere qui in sovraimpressione, che titola Fisico perfetto senza mai allenarsi. Lei dice: ma in palestra devo ringraziare. Infatti la Rodriguez deve tutto a madre natura. Per i suoi 32 anni, infatti, l'argentina su Instagram risponde alle domande dei follower che vogliono sapere quali sono i dettagli della sua forma fisica smagliante che vediamo qui in sovraimpressione. Le scrivono: sei la perfezione, quante volte a settimana ti alleni per avere un fisico come questo? Le chiedono su Instagram. La sorella di Belen risponde così: mi dispiace dirtelo, ma io lo dico anche con tanto orgoglio, a questo punto la mia alimentazione è hamburger e patatine fritte. Allora, io penso che questo sia il sogno di qualsiasi ragazza, appunto, non doversi allenare, poter mangiare tutto quello che si vuole. Tu però cosa ne pensi di questa affermazione sul mondo del web, soprattutto in un momento così delicato dove, insomma, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice e soprattutto bisogna stare molto attenti a quello che è l'argomento dell'aspetto fisico stesso? Guarda Monica, ti dico la verità, io sono molto attenta anche tramite il mio canale, perché molto spesso mi vengono poste queste domande, sono sempre molto attenta perché non mi piace quando viene presa una donna, una ragazza, come modello di ispirazione, perché siamo tutte diverse, ognuna ha bisogno di un'alimentazione o di un tipo di allenamento, quindi non c'è la ricetta unica, ok? Quindi in questo caso specifico io sono d'accordo con la risposta, nel senso sono d'accordo, ovviamente sarà la verità perché non penso che andrebbe a mentire, ma dico sono d'accordo con la sincerità della risposta di Cecilia. Questo perché? Perché secondo me bisogna anche un po' normalizzare che proprio il fatto che esistono diverse fisicità e qualcuna è più fortunata da questo punto di vista, qualcuna ha bisogno di qualche accortezza in più. Diciamo che l'errore sta nel idealizzare il corpo della donna, nel senso Cecilia Rodriguez è una donna bellissima, con delle forme stupende, ma non è l'unico modello di donna esistente, non è l'unico modello bello di donna. Quindi è chiaro che se io donna faccio una domanda del genere a Cecilia mi risponde: io sono fortunata, mangio patatine e sono così, ed è la realtà. Però ciò non significa che io debba sentirmi sminuita, semplicemente io ho un metabolismo differente, ho una genetica differente, dovremmo soltanto imparare ad apprezzarci un po' di più, a conoscerci e a farci seguire laddove il nostro fisico non dovesse essere adeguato alle nostre aspettative, oppure se dovessimo avere bisogno a livello di salute di essere seguiti, potremmo appunto proprio prendere in considerazione l'idea di farci seguire da un nutrizionista, da un personal trainer, da un dietologo, da un diabetologo, insomma a seconda dei bisogni. Se Cecilia non ne ha bisogno, dovremmo essere contenti per lei, ma non prenderlo insomma a modello. Ecco, questo secondo me è saper stare sui social, leggere la notizia, ma non farne, diciamo, il nostro poi mantra. Ecco, ognuno ha il proprio modo, deve avere il proprio modo di vivere anche alimentazione e attività fisica. Esatto, l'esagerazione non è bella in entrambi i sensi, infatti io da una parte ti dico personalmente ho apprezzato di più una risposta del genere piuttosto che se lei avesse detto magari che non mangiava, non si allenava, perché è veramente un modello sbagliato, sbagliatissimo, soprattutto per le adolescenti che la vanno a seguire, che la vanno ad imitare inevitabilmente, insomma, perché si sa sui social, si vede una ragazza così bella che appare perfetta sul web, per carità una bellissima ragazza, ma indubbiamente come tutti quanti non sarà perfetta, giustamente. Perché insomma nessuno poi è veramente perfetto, quindi ho apprezzato più una risposta del genere salutare, invogliando comunque un pubblico a mantenere sì uno stile di vita, non dico di mangiare appunto queste cose tutti i giorni, però comunque di mangiare piuttosto che di saltare i pasti e cose del genere, come spesso e volentieri fanno tante modelle, magari lo dicono anche direttamente sul web, secondo me è un messaggio sbagliatissimo. Brava, brava. Per questo ho apprezzato la sincerità, dopodiché bisognerebbe educare i giovani adolescenti che si approcciano sui social all'alimentazione, all'individualità della propria
della propria fisicità, però questo è un tasto molto, molto delicato. Molto delicato, sì, indubbiamente. Quindi andiamo un pochino ad alleggerire perché abbiamo commentato la notizia e passiamo al segno zodiacale. Secondo te, di che segno è? Oggi sono di indovinelli con lei. Guarda, io penso che lei dovrebbe essere un segno di terra. Secondo me è un segno di terra. Non so se toro o vergine, perché i segni di terra sono dei tratti comuni. Questa è una cosa incredibile. Allora io adesso ti svelo che lei è vergine. È assurdo. Cioè. Posso dire anche da quali dettagli lo si capisce. Dai, svelacelo. Allora, ci sono due dettagli specifici proprio del segno della Vergine, proprio in particolare. E il primo attiene molto alle donne vergini ed è una simpatia particolare, una simpatia un po' eccentrica, proprio come quella di Cecilia, una donna molto ironica, una donna molto estroversa e che attiene esattamente al profilo della donna vergine. E inoltre anche la precisione, non so se voi ve lo ricordate nei vari reality a cui ha partecipato, una donna molto precisa nelle sue cose, molto puntigliosa, anche nella sua relazione è sempre stata molto, molto precisa, molto puntigliosa, come dicevo, appunto, e queste due caratteristiche sono proprio tipiche della donna vergine. In generale sono attinenti ai segni di terra, ma la donna vergine è proprio Cecilia Rodriguez. È inconfondibile. Sara, io veramente starei qui ad ascoltarti per ora, una chiacchierata super piacevole, veramente. Purtroppo però il tempo è tiranno e bisogna chiudere, altrimenti insomma non rientriamo nei tempi. Ci sono alcune tematiche che non siamo ancora riusciti a toccare, quindi per questo io ti lascio l'invito aperto in trasmissione per una prossima volta, quando insomma sarai disponibile. Ti ringrazio ancora per la tua gentilezza, per aver analizzato insieme a me quelle che sono le tematiche che riguardano il mondo del gossip. Ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie Monica, ciao a tutti e buona giornata. A presto. Allora, come vi dicevo, noi siamo giunti in conclusione di questa prima parte, ci salutiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo, quindi mi raccomando, non cambiate canale. Ed eccoci ritrovati per il nostro secondo blocco appuntamento con la musica. Abbiamo parlato di gossip, toccando un po' anche quelle che sono le tematiche della musica per iniziare un po' ad addentrarci in questo mondo. Adesso però lo facciamo appieno. Abbiamo infatti il nostro ospite che è il batterista dei Clandestino ed è Gigi Cavalli Cocchi. Ciao Gigi. Ciao, buongiorno a voi. Ben Buongiorno e ben trovato. Allora, abbiamo detto che tu sei il batterista dei Clandestino, però io vorrei partire un po' dal principio e da come ti sei tu avvicinato a quello che è il mondo della musica, raccontandoci un po' quello che è stato il tuo percorso fino ad arrivare ad oggi. Sì, beh, allora, diciamo che prima di arrivare ai grandi palcoscenici, per esempio insieme a Ligabue, non ultimo quello del Campovolo del 4 di giugno, davanti a 103.000 persone, diciamo c'è stato un percorso molto lungo, iniziato negli anni 70, quando ho ricevuto una vera e propria folgorazione al primo concerto della mia vita. Considera che io venivo da una cultura musicale, molto territoriale, insomma. Nella mia città, Reggio Emilia, c'erano soprattutto molte feste dell'unità, molte balere dove si soprattutto ascoltava liscio e musica popolare. Poi di colpo arrivò questo gruppo che erano i Genesis e suonarono il Palasport della nostra città. Ricordo che, per chi non avesse memoria di questo nome, che il cantante dei Genesis era Peter Gabriel. E di conseguenza, quando io partecipai come spettatore a questo concerto, rimasi folgorato da questa formazione, decisi che da lì in poi avrei fatto di tutto per poter montare su un palcoscenico e nello specifico fare il batterista. Come mai la passione per la batteria? Ma io credo che sia una forma di vocazione, un po' come poi per chi fa il cantante o piuttosto che il chitarrista
o che sono un altro strumento. Io devo dire che, tanto per completare il quadro di quella band, alla batteria c'era Phil Collins, che molti conoscono per essere un grande cantante con dischi di successo a livello mondiale. Però lui è soprattutto, prima di tutto, un grandissimo batterista e io rimasi veramente folgorato dalla sua capacità di trasmettere emozioni con quello strumento. Quindi non ebbi il minimo dubbio. Il giorno dopo andai ad affittare la mia prima batteria e da allora ho solo suonato batteria. Ma tu hai imparato da solo a suonare la batteria oppure hai seguito dei corsi? Cioè, nel senso te lo chiedo proprio perché non so come possa funzionare imparare appunto uno strumento del genere. Ma sì, allora guarda, tieni conto che adesso per i ragazzi che si avvicinano a uno strumento o qualsiasi altra cosa che gli interessi, esistono i tutorial, no? Su YouTube si trova veramente di tutto e questo è un grosso vantaggio, una grossa fortuna. Per quando ho iniziato a suonare io, dove non esistevano nella città neanche insegnanti, soprattutto insegnanti che potessero darti un'indicazione precisa nei confronti della musica che io amavo, cioè la musica rock, perché da lì in poi ho cominciato a seguire soprattutto musica rock. Ecco allora che io mi sono dovuto adattare, in qualche modo abituare per conto mio e ingegnare, studiando sui dischi, cioè quando ancora c'era il disco di vinile. E con lo stereo ascoltavi i dischi e ovviamente cercavi di imitare quello che sentivi fare dal batterista. Ovviamente ho iniziato con dischi tecnicamente abbastanza facili, per poi andare sempre su cose più complesse. E quindi io devo dire sono completamente autodidatta, ed è grazie proprio ai musicisti che ho potuto vedere dal vivo e ascoltare sui dischi che ho affinato la mia tecnica, perché per noi, per la mia generazione, la scuola erano i concerti, si andava non solo per godere dello spettacolo, ma anche per carpire i segreti dei musicisti. Esatto, mi incuriosisce veramente tanto questo cambio di rotta, perché noi di solito andiamo ad intervistare quelli che sono gli artisti emergenti, quindi insomma si parla di ragazzi che stanno muovendo i primi passi in quello che è il mondo della musica e ovviamente con le tecnologie che abbiamo oggi, soprattutto con l'avvento di quelli che sono i social, che hanno un ruolo importantissimo anche per quanto riguarda la formazione, diciamo che in qualche modo è tutto un po' più semplificato. Invece per quanto riguarda la tua intervista, tu sei già un artista appunto affermato in quello che è il mondo della musica, appunto. Quindi è un po' un cambio di direzione, veramente interessante. Beh sì, allora ovviamente diciamo che la tecnologia sta aiutando in modo sostanzioso il musicista, il ragazzo che volessero, la ragazza che volessero cominciare ad avvicinarsi a uno strumento. Io dico sempre però che l'insegnamento, il tutorial, l'insegnante, insomma, o anche diciamo così, l'approccio nei confronti dello strumento deve essere fatto con una grande passione, cioè ci deve essere un fuoco sacro che ti spinge, perché non si può andare, non basta il tutorial, non basta l'insegnante, che non hanno poteri magici, nel senso non è che dopo aver partecipato a una lezione di batteria per parlare del mio strumento, piuttosto che aver guardato con attenzione un tutorial, può essere sufficiente per avere una capacità, una padronanza dello strumento. La pratica, come in qualsiasi cosa, diventa la cosa più importante. Io continuo a dire che perché è veramente una vocazione, perché tu devi dedicare un pezzo della tua vita a questa cosa, diventa in alcuni momenti più importante di qualsiasi altra cosa. Quindi il mio consiglio è proprio quello di, se si crede fortemente in quello che si ama, nello specifico uno strumento, bisogna dedicargli veramente molto tempo, quindi un pezzo della propria vita dedicato per questa grande passione, e solo così si può ottenere qualche risultato. Diciamo che con poco tempo non si può ottenere quasi mai niente.
Beh, diciamo che tutto è subito, è anche abbastanza difficile, ovviamente bisogna dedicarsi, però anche al giorno d'oggi, insomma, ci sono tantissimi corsi di formazione che, insomma, gli artisti possono seguire, ma credo che questo, non sia l'unico tassello fondamentale. Io, dal canto mio personale, non sono un artista, cioè nel senso, per quanto riguarda il mondo della musica, ma, io ritengo che bisogna avere anche, insomma, una certa affinità con quello che poi è questo mondo specifico, cioè che non bastano soltanto le lezioni e i corsi di formazione per assicurarsi di diventare dei grandi artisti. Tu cosa ne pensi a riguardo? Intanto è inevitabile che bisogna avere talento. Tutti ci possiamo avvicinare a una passione, diciamo così, ma quello che fa poi la differenza è il talento e soprattutto la capacità di essere unici, l'unicità, che a volte non passa necessariamente dalla tecnica. Io sono convinto che i risultati si ottengono perché tu effettivamente hai qualche cosa da trasmettere agli altri. Tu riesci a farlo nel tuo modo, la tua unicità, la tua inconfondibilità diventano, oltre allo studio di qualsiasi cosa, in qualsiasi mestiere è così, diventa fondamentale. Quindi il talento insieme a una grande dedizione a quello che è la propria passione, quello che si vuole ottenere. Anche per quanto riguarda la creatività, credo che non sia un ruolo da un elemento da sottovalutare. Invece volevo chiederti un'altra cosa, tanto per fare un po' un paragone tra prima ed oggi. Cosa ne pensi del ruolo dei talent show? Ce ne sono tantissimi, senza andarli poi a menzionare, però per far uscire quelli che sono gli artisti emergenti, c'è anche una possibilità di visibilità maggiore magari rispetto a prima. Allora, diciamo questo, che ovviamente quando io ho iniziato a suonare non esisteva niente di tutto questo, però esistevano in realtà molte possibilità per proporsi, perché esistevano dei club, esistevano delle feste anche popolari, no? Io ho parlato nella mia zona, c'erano moltissime feste anche di partito, no? Quindi ogni possibilità che c'era, noi cercavamo di sfruttarla. Per fare gavetta, per crescere, no? Tutto questo oggi è molto più contenuto, intanto perché molti club non esistono più. Oltretutto, devo dire che 2 anni di Covid hanno dato un colpo di grazia al settore, no? E quindi veramente si fa molta fatica a proporsi all'interno di realtà che prima erano facilmente accessibili. O comunque più facilmente accessibili. Inevitabile che i talent assumono un ruolo importante. Io fino a qualche anno fa, quando vedevo per esempio i talent che non davano spazio ai gruppi musicali, ero sicuro che, diciamo così, mancavano di qualche cosa in più, perché la proposta nel nostro paese, rispetto ai musicisti, è molto ampia, molto vasta. L'hanno dimostrato poi i Maneskin quando i talent hanno aperto le porte alle band, che ci sono spazi veramente molto ampi anche per i gruppi musicali. Quindi io sono molto contento che esistano i talent per il semplice fatto che forse oggi è uno dei pochi strumenti che permette ai giovani artisti e ai giovani creativi di proporsi. E poi ovviamente è una competizione, quindi è quello che c'è sempre stato anche con altri cantanti, con altre band. E allora a quel punto poi emerge veramente quel di più che tu hai, quella creatività, quel talento in più, quella capacità che hai di stare anche sul palco, perché non basta essere semplicemente un buon musicista, devi anche avere quella capacità di arrivare alle persone che fa la differenza. E devo dire che i Maneskin, come tanti altri, che poi sono arrivati a dei grandi obiettivi, questo elemento in più ce l'avevano. Quindi ben vengano anche i talent, visto che intorno il paesaggio, diciamo così, si è un po'. Come dire, diciamo così,
Ci arriviamo. Diciamo che intorno non c'è più quello che esisteva prima, no? Cioè non ci sono più le possibilità che c'erano prima e quindi benvengano anche i talent scout. Talent che poi, tra l'altro, insomma, sì, è vero, hanno lanciato i Maneskin, ma loro sono partiti ancora prima proprio dalla strada, insomma, iniziando ad esibirsi qui nella capitale a Via del Corso. Tra l'altro, io stessa durante gli anni dell'adolescenza li ho visti spesso e volentieri esibirsi. Non avrei mai pensato che poi un giorno sarebbero diventati, nonostante fossero bravissimi, però sta uno su 1.000 ce la fa alla fine. Non avrei mai pensato che poi nel concreto sarebbero diventati così bravi. Loro ci hanno creduto e sono stati veramente formidabili. Tra l'altro è stata toccata anche un'altra tematica, come appunto stavi giusto dicendo poco fa, che è quella del Covid. In un momento come questo di ripartenze, questo weekend c'è appena stato il Jova Beach Party, appunto un grandissimo evento con un grandissimo artista, ma soprattutto è stato un messaggio di speranza proprio per questa ripartenza. Parlando però di un momento così delicato come quello del Covid, che c'è appunto appena stato, che è trascorso ma che è ancora in atto, dal canto tuo di artista, come l'hai vissuto tu invece? Allora, tu mi dai l'occasione con questa domanda di parlarti proprio di quello che anche noi come gruppo abbiamo fatto. Allora, questi 2 anni, nel quale inevitabilmente tutta quella che è stata l'arte, no? Per cui non solo la musica, ma ogni espressione artistica ha subito un contraccolpo molto forte. Tutti gli artisti si sono ritrovati a dover interrompere la loro attività, quindi la loro vita è cambiata radicalmente. E per quello che riguarda me, per quello che riguarda il clandestino, per esempio, è stato un motivo di riflessione per capire che cosa aveva cambiato in noi anche questo periodo di assenza della vita normale, della quotidianità. E quello che è emerso da tutto questo è stata una specie di bilancio, no? Bilancio di quelle che sono fondamentalmente le cose importanti per ognuno di noi e quelle che non erano così indispensabili. Cioè questa anomalia, no? Del Covid che ci ha obbligato col lockdown a cambiare le nostre abitudini fondamentalmente a dover rimodulare tutto quanto, ha fatto sì che noi, per esempio, ci mettessimo a scrivere proprio pensando a tutto quello che per noi era fondamentale. Quindi sono stati 2 anni in cui abbiamo potuto dare sfogo a una creatività, dedicata proprio a tutto quello che stava accadendo e nel nostro caso, il pensiero che è emerso è quali erano veramente le cose essenziali per noi quando saremmo tornati comunque alla vita normale. E tutto questo è stato racchiuso in un disco che è questo e che si chiama proprio L'Essenza. Non so se si vede, eccolo. Eccolo, lo vediamo, sì. Ecco, e questo disco che è uscito il 27 di maggio è per noi un manifesto a tutti gli effetti che sintetizza quello che noi abbiamo imparato anche da questi 2 anni di inattività. Sicuramente, insomma, la pandemia ha anche poi insegnato a non dare nulla per scontato. Io però so che c'è un brano che tu ci hai segnalato che si chiama Troppo di niente. Allora io adesso direi di andarlo ad ascoltare tutti insieme, poi torniamo in studio e lo commentiamo, ma soprattutto ce lo racconti. Quindi andiamo adesso ad ascoltare il brano. È uno scambio straordinario per cui tu quando smonterai dal palco non sarai più uguale quando ci sei salito e questo accade anche al pubblico e quindi è questo veramente impatto emotivo fortissimo, questo spostamento d'aria che c'è stato nell'urlo delle persone che ci hanno accolti, questo non lo dimenticherò mai. Questo è un messaggio veramente, veramente bello. Io ti lascio però con un'ultima domanda. Vorrei chiederti che consiglio ti sentiresti di dare ai giovani d'oggi per intraprendere appunto una carriera come questa? Dare un consiglio è molto difficile perché forse in questo momento è uno dei mestieri più difficili da percorrere. Però io do il consiglio che credo valga non solo per quella che è la mia esperienza, ma per tutti gli artisti che ho anche frequentato e che hanno raggiunto un obiettivo importante.
Io mi ricordo che quando iniziai con Ligabue e il successo arrivò praticamente subito, mi contattavano tantissimi musicisti e mi mandavano tante cassette, no, per farmi sentire quello che stavano scrivendo. E poi magari mi dicevano: guarda, abbiamo fatto anche un brano un po' alla Ligabue, no? E io lì un po' li bacchettavo perché dicevo: ma voi non dovete fare un brano alla Ligabue, Ligabue esiste già. Dovete fare qualche cosa che vi rappresenti completamente e che sia l'espressione di voi stessi. Quindi il mio consiglio è proprio questo: non prendere sì, ispirazione, assolutamente sì, tutti noi l'abbiamo sempre fatto, da artisti che ci trasmettono delle emozioni forti, però poi bisogna essere fortemente se stessi, perché è solo questo che vince. Bene Gigi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per aver condiviso quelli che sono poi i tuoi consigli con me e anche con i nostri telespettatori. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per quella che poi sarà la tua carriera artistica futura e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Vi auguro buone cose a tutti voi, una buona estate e grazie, è stato un piacere rimanere con voi. Ciao. Ciao Gigi. Ebbene, noi siamo giunti in conclusione del nostro percorso attraverso il gossip, attraverso la musica. Però mi raccomando, noi ci vediamo domani per un nuovissimo appuntamento di Pettegolezzi e Social. Şaşırdılar.